adesso vi faccio vedere come taglio i fili. Quindi io ho la misura di 30 cm per fare il primo campione. Lo volgo così attorno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24. Mi vogliono 24 fili. Adesso con le forbici taglio qui. Poi prendo un filo che mi serve da portanodi. Faccio così. Filo qui e fermo di qua. Adesso metto sul primo filo. Lo metto così doppio perché i fili vanno sempre messi su doppi. E poi qui vi faccio vedere come si fa per incominciare. Si prende solo un filo e poi si passa così e poi si tira lì vicino. Vi faccio vedere perché si prende solo un filo. Perché se io prendessi tutti e due i fili, faccio vedere. Tutti e due i fili così e poi facessi così. Ecco, io quando levi lo spillo, questo qui scapperebbe. Invece prendendo solo un filo, questo qui non scappa più. Adesso mettendo sugli altri fili li prendo tutti e due, i fili dei portanodi, così tutti e due, e poi faccio sempre la stessa cosa. Ecco. Vado piano così mi vedete bene come faccio. Così passo di sotto, tiro fuori e poi infilo in mezzo. Si vede bene così. Sempre di sotto, apro le dita e faccio passare in mezzo così. Vanno sempre messi su doppi i fili, così. Adesso faccio vedere che metto su un altro filo per i portanodi. Le infilo sempre nel primo spillo e faccio lo stesso lavoro. Qui prendo solo un filo perché altrimenti scapperebbe come vi ho fatto vedere. Ecco, e adesso li prendo tutti e due, così non scappa più. E poi sempre così, faccio il cordoncino. Adesso vado lentamente per farvi vedere come si fa a fare il nodo. Ecco, si prende un filo, si fa così, si lascia scivolare. Si tiene dritto il portanodi, dritto fermo e si fa scivolare solo il filo che fa il nodo. Così, così. Faccio scivolare tenendo sempre dritti i portanodi e sempre due nodi ogni filo. Vado piano così si vede bene. Ecco, sempre farlo scivolare. Mai allentare il filo del portanodi perché non viene bene il nodo. Così. Si è visto bene cosa fa Enrico. Adesso vi spiego, bisogna stare attente tirando su bene i fili in modo uniforme
la parte che si fa di sopra è tutto, se voi, se volete far bene il pizzo di sotto, è tutto questo cordoncino qui che decide tutto. Se è fatto bene il cordoncino, viene bene anche la parte di sotto. Adesso prendo su 4 fili, 2 per 2, e poi faccio, io le chiamo colonnine, faccio 1, 2, c'è sempre un filo che fa da portone, di l'altro che mi scivola, 3, 4 e 5, si è capito bene? Questo mi serve da portanodi e faccio scivolare questa qua. 1. Adesso mi serve questa qua da portanodi e faccio scivolare questa. 2. Così. 3. 4 e 5. Il sinistro mi fa da portanodi e il destro mi fa da nodo. 1, 2, 3, 4 e 5. Uno, due, tre, quattro, cinque. Uno, due, tre, quattro, cinque. Sempre contare. 1, 2, 3, 4 e 5. Adesso metto su un altro filo che serve per un altro portanodi per fare un altro cordoncino. Nel primo filo faccio sempre lo stesso lavoro, prendo solo un filo. Adesso li prendo tutti e due. Ecco, così non scappa più. E vado avanti con il cordoncino, come fatto di sopra. Sempre due nodi ogni filo. Sempre farlo scivolare e tenere fermo bene dritto il portanodi.
così. Sempre, praticamente sempre lo stesso modo che va fatto scivolare. Ci vuole solo l'attenzione di tenere dritto, fermo, il portano. Sempre fa scivolare. Qua, fermato, un altro spillo che si è ben tirato. Ecco. Oh. Adesso prendo su 8 fili. Bisogna sempre contare, perché se si sbaglia dopo di sfare i nodi è un po' un problema. Ecco, adesso il primo filo mi serve da posta nodi e lo tengo così piegato in obliquo, dalla sinistra verso la destra, così. Sempre due nodi ogni filo. Sempre il posto non ho tirato bene. Perché anche andando in obliquo non bisogna tirare così con il filo, così piegato. Bisogna tirare sempre che i fili rimangono sempre allineati dritti. Perché dopo devono essere congiunti con gli altri. Quindi. Ecco, adesso prendo su ancora il primo filo che mi serve da portanodi e quello di sotto mi fa il nodo. Le colonnine devono essere lì proprio vicine, non lasciare dello spazio in mezzo, che non sta bene. Ecco. Adesso ne faccio ancora un altro giro, il cordoncino, e prendo sempre il primo filo che mi serve da portanodi, così. Adesso ho fatto tre fili di cordoncino, basta. Ecco. Adesso prendo da quest'altra parte, lavoro a specchio, altri 8 fili, prendo sempre su il primo filo che mi serve da portanodi e vado verso, prima sono venuta verso la destra, adesso vado verso la sinistra.
adesso prendo su sempre il primo filo qua e porto nodi come ho fatto quell'altra parte e faccio il cordoncino. Adesso il portanodi è nella mano sinistra. Ecco, adesso prendo ancora il primo filo che mi segue la portanodi e faccio un altro cordoncino. E sempre con due nodi ogni filo. Adesso prendo tutti e due i fili in mezzo e con il portanodo della sinistra, della destra verso sinistra, prendo sull'altro filo e faccio i nodi tutti e due insieme, così, ecco. E poi faccio l'altra parte, vado giù, sempre tenendo il filo portanodo un po' obliquo. Magari lo punto così sta più fermo, ecco, così si muove meno. Adesso qui c'è sempre da contare perché tutti insieme fanno 16 fili, io me ne vado solo 8, 3, 3, 6 e 2, 8, bisogna dividere bene perché se uno si sbaglia dopo c'è da disfare tutto. Il primo filo mi serve da portanodi, sempre così, sempre la stessa storia. Adesso faccio un altro giro di cordoncino, prendo su sempre il primo filo, mi serve da portanodo. Adesso incomincio da quest'altra parte. Il portanodo lo passo sulla mano destra e faccio lo stesso lavoro a specchio come ho fatto. Sempre tenendo il portanodo obliquo. Primo filo, posto nodi e vado verso alla destra.
io lo chiamo fiore, questo fiore è fatto. Adesso prendo su altri 8 fili, 4 e 4, 8. E prendi posta nodi, la porto verso la destra e faccio cordoncino. Le tre fiorellini, adesso incomincio a chiudere la parte di sotto e chiudo sempre dando verso dalla destra verso la sinistra, ecco, sempre a mo' di cordoncino, così. Punto un po' perché così stanno più fermi. O se a volte si stringe troppo, con la mano ci si arriva a stenderlo. Fatto, adesso faccio l'altra metà a specchio, prendo su sempre il primo filo che mi serve da portanodi, ecco, sono alla fine di questo fiorellino. Ecco, adesso levate questi due in mezzo, sarebbe l'ultimo fiorellino che fa la punta. Ecco, adesso vado avanti con il portanodo verso la sinistra. Sempre oblico, ecco, adesso devo fare le divisioni, 4 e 4, 8. Ecco, questo qua è sempre il filo del portanodi. Thank you.
questo è un bel sacchetto. Quando è finita dirlo. Ecco, adesso qua lavoro a specchio come ho fatto da quest'altra parte, prendo sul primo filo che mi serve sempre per portanodi. Ecco, il solito lavoro del cordoncino. Prendo su gli 8 fili. Ecco, poi arrivo fino a qui. Poi adesso li faccio di qua. Prendo su sempre il primo filo che mi serve da portanodi. Faccio un altro cordoncino. A questo punto ho fatto solo due cordoncini come ho fatto da quest'altra parte e poi adesso prendo su l'altro filo e vado avanti a chiudere sempre i cordoncini portanodi nella mano sinistra. Se accorciano i fili si fa un po' più fatica a prenderli. Ecco, adesso prendo su l'altro filo di quell'altro mezzo fiore e chiudo anche qui. E vado avanti, proseguo. Adesso faccio l'ultimo giro qui. Mi raccomando, sempre il portanodi tirato bene dritto.
i cordoncini devono essere tutti uniti. Forse si ritira un po' troppo, io lo tiro un po' con le mani. Adesso chiudo con quest'altro, ecco così. E adesso faccio l'ultimo giro distanziato, che questo sarebbe quello che dopo si taglia tutti i fili, che è la rifinitura del macramè di Solarone, tutto qui. Ecco, adesso spiego. Nell'ultimo giro che si fa distanziato, io faccio scivolare tre nodi ogni filo, perché dopo va tagliato il filo, così sono sicura che non si disfa più. Tutti i fili, l'ultimo giro solo, 2 e 3. Thank you.
Ecco, adesso faccio 1, 2 e poi cambio filo perché così non si disfa. Ecco, e 3. Così. Adesso spunto tutto e poi faccio la rifinitura con l'uncinetto. Adesso per la rifinitura io non uso, qui ho usato il numero 5 del cotone, adesso io uso il numero 8 perché mi viene meno, viene fatto un po' meglio la rifinitura, viene meno tosso. Io taglio fino qua alla punta, così vicino. E lascio indietro i due fili che ho, gli ultimi due che ho annodato. Ecco. E poi taglio anche quest'altra parte, vicino. E sono sicuro che non si disfa più. Adesso uso l'uncinetto e faccio punto basso. Passo in tutti i fili. E faccio un punto basso. Adesso io qui ho lasciato indietro i due fili che ho annodato, gli ultimi due, che sono questi. Uno lo volto in qua e lo metto sotto così non scappa più. Ecco, lo prendo lì dentro, al punto basso, nella punta faccio due punti, anzi tre. Così, così volta meglio, ecco, e l'altro filo lo mando di qua, perché dopo va tagliato lì vicino, così il nodo non si disfa più. Sembra una cosa sciocca, ma è molto importante. Ecco, adesso continuo con il punto basso.
adesso lo rifinisco l'ultimo giro con il punto gambero, 1, 2 e vado giù all'indietro, poi 1, 2 e punto giù. Così, questo si chiama punto gambero. 1 e 2, 1 e 2. Così volta meglio. Due catenelle e punto giù. Ecco, questo è il punto finito. Devo cercare i fili qua. Si vede bene la rifinitura. E viene bello al diritto e anche pulito al rovescio.